Vigili Novax nel territorio di Biella, questa carenza rischia di mettere in grossissima difficoltà l'apparato. A documentare questi dati il vice sindaco della città Giacomo Moscarola, che intanto ha sottolineato una riduzione delle entrate in cassa del comune dovuta alla riduzione di contravvenzioni pari a 400.000 euro. In questo momento gli agenti Novax, quindi sospesi, sono ben 8, con 3 in più che avevano vinto il concorso ma si sono già trasferiti. Su un organico di meno di 30 vigili questa è una carenza enorme. Si poteva raggiungere, poi con gli adeguamenti delle variazioni di bilancio si sistemava. Questa volta prudenzialmente abbiamo deciso di mettere una cifra di 400.000 euro più bassa rispetto al bilancio preventivo dello scorso anno. Questo motivo, cioè questo è dettato dal fatto che come organico la Polizia Municipale di Biella al momento è in sofferenza, sia per quanto riguarda la questione del Green Pass obbligatorio per gli operatori di Polizia Municipale come delle altre forze dell'ordine. Quindi al momento abbiamo 7-8 agenti che sono a casa, sia per gli agenti che abbiamo perso nell'anno, poiché i vincitori dell'ultimo concorso hanno vinto anche concorsi più vicini, diciamo, a casa loro, infatti arrivavano da varie zone d'Italia. Su questo ci stiamo lavorando, infatti il mese prossimo ci sarà il nuovo concorso per 7 agenti che andranno a rimpinguare quelli che abbiamo perso per, come appunto detto prima, perché si sono avvicinati a casa alcuni dei nostri agenti. Non è un capitolo di spesa quello della Polizia Municipale, quindi tutto sommato in linea con lo scorso anno.